Ciao ragazzi, ci c'è anche Bella V. Allora facciamo un recap sul Bari. Sappiamo che adesso c'è la sosta, il Bari ha ottenuto un altro pareggio, punto che non serve a nessuno, che comunque serve a dire a noi stessi che non abbiamo perso. E già è una cosa, diciamo, almeno prendi un punto, voglio dire, poteva andare anche peggio. Nell'analisi di quello che abbiamo visto in campo, Mignani l'avrà pensato quando ha tolto un attaccante per mettere un difensore. E Nesta poi l'ha anche detto ai microfoni che la sua squadra ha provato a vincere, la nostra così così. La nostra non ha provato a vincere perché non ci sono trame di gioco, non ci sono dinamiche tattiche, non ci sono leader in campo. Non ci sono punti di riferimento, non si riesce a fraseggiare. Adesso voglio dire una cosa, prendersela con l'allenatore o incolpare di tutta questa situazione l'allenatore è da fragile, da deboli, no? Questo lo capite voi stessi, è la cosa più vecchia del mondo, prendersela con l'allenatore, no? L'allenatore può fare le cose giuste, può fare le cose sbagliate. Non è che quando l'allenatore vince è merito dei giocatori e quando perde è demerito suo. Va bene? L'allenatore di calcio è un mestiere molto particolare perché è soggetto alle critiche di molti, no? Però immaginate voi se nel vostro lavoro, quando fate un errore, qualcuno vi dicesse che vi devono licenziare. Iniziamo a pensare così. Io non voglio difendere i Mignani, però lo rispetto. E molti mancano di rispetto. In Italia, anche nei film comici, hanno fatto vedere che gli italiani, quando non va bene una cosa, allenatore, coppa dell'allenatore. Però vi piaceva l'anno scorso vincere? Vi piaceva l'anno scorso sperare fino all'ultimo andare in Serie A? Quindi, un allenatore fa un lavoro come lo fate voi. Quando sbagliate voi, vi dicono tornatene a casa, non lavorare più? Non mi sembra, no? Non lo pensate nemmeno quando fate un errore sul lavoro che potreste perderlo quel lavoro. Uguale per l'allenatore, quindi iniziate a pensare in maniera un po' più moderna su questo. Che poi abbiamo un allenatore che sta facendo degli errori, che non fa un gioco così scoppiettante, lo riconosco, è vero, è un po' difensivista, ma in Serie B chi è che fa questo gioco scoppiettante? Spiegatemi. Chi sono gli allenatori che fanno un gioco offensivo, a trazione anteriore, che assaltano gli avversari? Si possono contare sulle dita di una mano, ma nemmeno, due o tre. Pecchia che lo fa da sempre, quest'anno anche Caserta con Cosenza sta facendo bene, Vivarini pure, qualcosina, che sta facendo bene quest'anno, un po' sull'onda dell'entusiasmo, però non so se questo Catanzaro continuerà così, difficile. Tutto qua, quindi Mignani ha le sue responsabilità, sicuramente, perché si sta incaponendo e per cambiare questa situazione, ci vorrà un cambio di modulo, ci vorrà qualcuno che sta in panchina e che invece inizia a giocare. Bisogna dare una scossa, come ha fatto Pioli col Milan l'anno scorso, era in difficoltà, ha tolto il 3 dietro e ne ha messi 4, per dire una cosa banale. Ma ora, parlando di allenatori, pensate a Mourinho, il disastro che sta facendo a Roma. Vince soltanto con le squadrette. Nelle ultime 22-23 partite Mourinho ha vinto solo in campionato, ha vinto con la Spezia, Frosinone, Empoli e Cagliari, no? Invece vino Sannato, ha vinto una coppetta sconosciuta, la Sfiga League, Conference League, e viene portato come un grande, il grande salvatore di Roma, Mourinho, no? Perché Mourinho ha vinto, perché ok, ma uno vede pure quello che fa in campo. La Roma è una squadra pietosa,
Ora ha vinto 4-0 col Cagliari, ha vinto 7-0 con l'Empoli, 7-1, e va bene, ma voglio vedere dopo la sosta quando arrivano le al Milan, non Milan, quando arriva Inter, quando arrivano le squadre forti, come ce la ritroviamo la Roma. Ok? Detto ciò, l'ho detto, Mignani è un po' difensivista, nei playoff ha sbagliato qualcosa, gli hanno comprato dei mezzi giocatori che non sono impresentabili, che non si reggono in piedi in campo, sono degli scarti, sono giocatori depressi come Acampora, Ramu, Frabotta, ma anche Breno il portiere non ha niente a che vedere con Caprile l'anno scorso, insicuro. Poi su Dorvalo ho avuto alcune critiche su YouTube, io parlavo di quest'anno, dalla fascia destra tutti i cross che arrivano in area non vengono intercettati mai da Dorvalo, quasi mai. Abbiamo preso 2 gol da Catanzaro su fascia, dalla fascia destra, ok? E Di Cesare a Reggio Emilia in maniera palese si è arrabbiato con Dorval dopo il 70esimo per un cross dalla sinistra che non ha avuto nessuna interdizione o nessun tappo da parte di Dorval. Quindi non mi venite a dire che abbiamo questo grande terzino, di che terzino difende pure, mica terzino non difende, che Calabria nel Milan non difende, e anche se un terzino difende come. Quindi io parlo di quest'anno servirà un cambio, ma ieri ho parlato chiaro, io credo che si debba tornare con un blocco di centrocampo, ma non sono io allenatore, non ho nemmeno le competenze per farlo perché guardo il calcio da molto tempo, però secondo me qualcosina posso dire, e io darei un po' di più poteri a gente che è rimasta in panchina e gente che conosce il Bari anche dallo scorso anno, come Benali o come Maiello, che comunque rappresenta il Bari ed mette molta garra in campo perché è barese di Bari. Quello che serve oggi al Bari c'è carisma, leadership, mentalità, cattiveria sulla palla, questo serve per diffondere anche agli avversari questo modo di giocare. Tutto qua ragazzi, non sono un difensore di Mignani, se arriva qualcun altro a posto di Mignani deve essere meglio di Mignani, sia chiaro, no? Che non si cambia tanto per cambiare, ok? Va bene dai ragazzi, forza Bari sempre, seguitemi sul mio canale e iscrivetevi anche al canale di YouTube, trovate il link in bio, supportatemi, non vi costa niente, con un'iscrizione su YouTube è molto importante. Grazie ragazzi, alla prossima, bella vi, cheers!